pasito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori EIMTE, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. EINTE, per ogni confezione acquistata, devolverà un euro alla Protezione Civile della Regione Calabria e della Regione Sicilia, per sostenere coloro che in questo momento difficile stanno lottando per noi. Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro 60 News. Approfondiamo, aggiorniamo, ci intratteniamo con un ospite differente ogni sera, in relazione all'ospite anche l'argomento precipuo. E oggi un paio, perché subito spiegato. Intanto continua la nostra serie di trasmissioni. Virus e professioni, virus e categorie, virus e comparti e quant'altro, per capire un po' come hanno vissuto questi due mesi di lockdown, che prospettive ci sono, chi più, chi meno. Chi tantissimo ha avuto seri problemi e avrà seri problemi per rimettersi in cammino. Di meno gli artisti, cercheremo di capirlo meglio, attenzione, questo è nel nostro immaginario, nel mio immaginario, ma cerchiamo di capire, vorrò capire con Saverio Coluccio, che è l'ospite che voglio, ecco, lo vedo subito e lo saluto. Ciao, ciao Saverio. Allora, dicevo, volevamo un artista per questa sera per parlare un po' di arte e virus. E allora, piuttosto che andare chissà disparati per in giro per il mondo, abbiamo scelto uno tra i miei migliori amici, intanto uno che non ha, voglio dire, tante distanze da questo luogo, perché tu sei roccellese e poi tra l'altro anche in una giornata particolarissima, questo rende dotto anche il nostro ospite, ma anche la gente a casa, perché nella seconda parte ci occuperemo della festa di San Vittorio, del tutto anomala quest'anno per via del virus, con ristrettezze e quant'altro, perché parte proprio oggi, già partita, perché sì, sicuramente, ecco, ci sarà stata già la funzione alle 6, era sì, per la novena di San Vittorio, che è il copatrono di Roccella Ionica, quindi credo che insomma per i roccellesi oggi è una puntata straordinaria, perché Saverio è di Roccella, conosciutissimo, ed è un grande personaggio, un grande artista, e le sue opere sono sparse in tutto il mondo, in Italia tantissimo, anche Roccella, le vedremo tra poco. Ecco, Saverio Coluccio, insegnante di educazione artistica, allievo di Umberto Mastroianni, si è diplomato in scultura all'Accademia di Belle Arti a Bologna nel 1971, si dedica a corsi di storia dell'arte e scultura, vive e lavora a Quattro Castella, Reggio Emilia, e noi con quella località siamo collegati. Quindi il web in questo caso, ecco, ci aiuta, perché riusciamo a raggiungere persone, ne abbiamo fatte tante di trasmissioni così in questo tratto, quindi questo è il lato positivo della negatività, riusciamo a raggiungere, a rapportarci con tutti quanti.
avanti, perché ovviamente quando era possibile averlo in studio l'ospite ci occupavamo della presenza di ospiti del luogo, ecco, e quindi raramente ci occupavamo con la web di ospiti che sono a distanza. Allora, come va Saverio, come hai vissuto la grande improvvisa emergenza sanitaria dal punto di vista personale e professionale? Professionale, beh, ti dirò, io bene, perché in effetti mi sono organizzato in giardino, nel mio giardino, a fare dei lavoretti in marmo, anche in piccolo, ma non potevo non continuare a lavorare, cioè non riesco proprio a stare fermo, questo qua è la mia caratteristica. Però c'è un fatto che chiaramente siamo reclusi e quindi direi che si sta male. Ma la cosa che io penso agli altri, cioè no, perché io sto benissimo, ma penso a chi è veramente in ospedale, cioè sta lavorando come non lo so come dire, ma con quella passione che è incredibile. Io addirittura ho anche un genero infermiere, quindi sto in pensiero per lui, perché in prima linea. Penso quanti morti medici sono morti. Ma la cosa che mi fa pensare di più è il dopo. Ecco, il dopo sinceramente mi preoccupa moltissimo. Io conosco bene, tu come sai, la Calabria, quindi lì è chiaro che l'economia calabrese è quella che è. È quella che è, lo sappiamo per tanti motivi, potrei stare a fare la storia, ma non lo faccio. Però la mia preoccupazione è che la delinquenza comune riuscirà a intrufolarsi nelle situazioni più gravi, e questo è il pericolo che io vedo, mi fa veramente male. Cioè, tu dici nella disperazione può essere, insomma, che la gente si rifugga nel delinquere e in sobversioni, ecco, c'è questo rischio, effettivamente quello anche sollevato dalla nostra Santelli, che è stata, noi spesso veniamo insomma fulminati dai canali nazionali, no? siamo sempre bersaglio di critiche, di sfottò e di quanto altro, e la Santelli appunto in più tribune dove è stata invitata, perché poi proprio Calabria, non venivano tanto invitati quanto Basilicata, Puglia, Campania, eccetera, eccetera, la Calabria, ecco, giusto per un po' cercare di atterrarla ancora di più. E dicevo appunto questo, qui rischiamo insomma che apra l'andrangata piuttosto che lo Stato. Senti, ma adesso piuttosto di questi fenomeni, perché se ne parla diffusamente nei canali nazionali, intanto parliamo di te, perché io, come dicevo, abbastanza noto Roccella Ionica, ma ecco, lo scultore fa sempre, cioè vediamo i monumenti ma non sappiamo cosa c'è dietro un monumento. Non sappiamo quale chi l'ha realizzato. Ecco, io dicevo poche cose, quattro cosette ho detto all'inizio su di te, ma ovviamente vorrò che il resto o tanto di te emergesse da questo nostro dialogo questa sera. Allora, intanto, in età formativa, chi e cosa ti hanno più scolpito? Ecco. In età formativa cosa intendi? Perché giovanile, come hai iniziato, ecco. Ecco, ma io ho cominciato da piccolo, ho avuto la fortuna di avere uno zio, molti a Roccella lo conoscono, direttore Coluccio, non c'è più da tanti anni, e mi ricordo da piccolo, quando era a Cavolonia, lui a scuola, papà era maestro e lui era direttore, a che ho visto una bellissima mostra di il nipote di mio padre, che è Ilario Curtale, maestro Ilario Curtale, grande, ma di una bellezza incredibile, al che sono andato a vedere questa mostra con zio e mio padre, e al che sono rimasto affascinato. Quindi ero un ragazzo elementare, piccolo. Allora ho detto a mio zio Pasquale, dico, zio, ma belle queste, mi piacerebbe anche a me avere qualcosa in mezzo a queste opere bellissime. E lui mi fa, dice, oh sì, fammi qualche disegno che lo mettiamo. Al che io, la prima cosa che mi ricordo, ma ancora, era piccolissimo, un Cristo. L'ho fatto, l'ho messo in esposizione, e al che mi ha dato questo entusiasmo. Ecco, ho cominciato così, da piccolo. Dopo, da più grandicello, un altro mio maestro, perché ho avuto la fortuna di avere grandi maestri, fin da piccolo,
E allora vado a Badolato, o Bumbularo, molti roccellesi lo conoscono, cioè Badolato, e lui faceva le bombole, cosiddette bombole, che poi noi è un fiasco per il vino, eccetera, che i muratori portavano, i pescatori portavano per l'acqua. E mi ricordo che come lui, con quale maestria riusciva a tirar su, fare un oggetto, hai capito? E quando poi sono andato a scuola d'arte, perché ho fatto 2 anni di liceo artistico, una a Reggio Calabria, una a Bologna, poi non ce l'ho fatta più perché c'era da viaggiare, sono andato a fare la scuola d'arte, e mi sono servite tutte e due, perché uno da un punto di vista culturale è stata una grande esperienza, l'altro da un punto di vista pratico, perché la scuola d'arte, come tu sai, si fa più pratica. E mi ricordo, lì eravamo in pochissimi a riuscire a fare un piccolo vaso di 10 centimetri, non di più, perché era molto complicato. Volevo sapere, mi fai una confessione prima di andare avanti? Ecco, immagina tu, insomma, fossi rimasto qui a Roccella Ionica, perché tu poi anche parte del tuo successo, grande parte credo, lo devi a essere nel centro dell'Italia, quindi a contatto, i tuoi rapporti poi interpersonali creati, realizzati e coltivati, no? Tante tue opere sono in tante città lì del nord, del centro, eccetera, eccetera. Ecco, ma tu, secondo te, insomma, fossi rimasto qui a Roccella, avresti avuto soddisfazioni quante poi ne hai realizzate, ne hai avute nel corso della vita? Perché qui, insomma, si dice, ma anche da quelle parti, si dice che nessuno è profeta in patria. Beh, ti dirò, io ho il grande esempio di mio padre, molti lo conoscono, Roccella Ionica, era un maestro, però era un creativo, molti lo ricordano per l'opera sacra, per tutta una serie, Pinocchio, mi ricordo faceva delle cose bellissime, e con l'amico Agostino Punturi, che molti conoscono, Agostino era il tecnico, papà era il regista, quindi si possono avere anche soddisfazioni a Roccella Ionica, perché no? Perché no? Basta un po' di creatività, un po' di entusiasmo. Questo è l'esempio che ho avuto da mio padre. È ovvio che per professionalità, ecco, qua ci vuole il nord, perché in effetti qua ci sono molte più opportunità. Perché è facile non avere concorrenza, come dire. Qua no, qua c'è concorrenza, quindi ci sono grandi maestri, grandi personaggi che ti devi fare un po' largo, diciamo la verità. Ed è qua al nord dove ho acquisito una certa professionalità che mi piacerebbe portare al sud, mi piacerebbe. Posso metterci un codino a questa tua riflessione, perché poi la lontananza avvicina, nel senso, noi sappiamo che la gente più legata a questa terra sono quelli che stanno lontano, quindi tu hai regalato tantissime opere, io non so quanto ne avresti regalate, forse di meno, alla tua terra fossi rimasto qua, perché poi vivendoci noi creiamo anche una sorta di vita, un po' come la moglie, no? Se ce l'abbiamo vicina, ti chiamo sempre, se ce l'abbiamo distante, sentiamo l'affetto sempre crescere, eccetera eccetera, un po' anche questo, no? Cioè tu ti senti molto legato a questa terra perché sei distante? Ma non credo, anche perché sono vissuto fino a 14 anni, la mia fanciullezza è stata lì, è stata molto formativa, ti dirò, molto, ho avuto una grande fortuna di avere una bella fanciullezza, e quindi sono legato anche alla mia fanciullezza a Roccella Ionica. È chiaro, essendo lontano, ma vedi, si apprezza di più, è un po' come quando si mangia, no? Quando tu hai un piatto che ti piace, però lo fai tutti i giorni, arriva un punto che non è eccezionale, no? Quando invece lo fai ogni tanto, è ovvio che apprezzi di più. Certo, ascolta, noi con te dovremmo fare questo, io con te dovrei fare questo, avrei dovuto, lo faremo un giorno perché lo meriti tutto quanto, nel senso stare qui e parlare opera per opera, però i minuti non sono tanti e quindi dovremmo fare, insomma, o una cernita o procedere, come faremo, in via del tutto casuale. E allora io in via del tutto casuale ti chiedo, ecco, così le prime cose che ti vengono in mente, le più grandi soddisfazioni che hai avuto, qualche soddisfazione che adesso ti
ti va di ricordare, no? In relazione alle opere fatte, no? In base insomma al gradimento anche della città dove è stato collocato il monumento, eccetera, eccetera. Dimmi tu un rapidissimo elenco. Ti posso dire, dato che ti ho dato parecchie diapositive, provare, possiamo guardarlo alcune chiaramente. Ecco, no, vorrei che se tu mi fai vedere, questo è l'ultimo, che in effetti anch'io sono stato colpito dal coronavirus, perché in effetti questo doveva essere inaugurato in marzo e purtroppo non è stato possibile. C'è di questo, c'è, ecco. Qua invece andiamo a Roccella Ionica, è stata una grande soddisfazione, perché in effetti è il granito, quindi cimentarsi col granito non è stato poi semplice, perché se tu vuoi vedere c'è un'altra foto della tartaruga, che è stato il primo, come vai veloce, mamma mia. Allora, volevo dire qualcosa, vabbè. Siamo in ordine sparso casuale. Casuale. Io avevo messo i numeri proprio per questo, perché così potevamo. Vabbè, allora, invece qua possiamo dire, questo è stato il primo monumento importante. Il monumento ai caduti, c'è un altro diapositivo a fianco che va vicino proprio, questo è il sindaco, io e Romani, l'abbiamo fatto insieme a Romani, questo è un altro ancora, questo con Anita Garibaldi e col mio amico Guidetti a sinistra in alto, che adesso è un momento che non sta neanche bene e lo saluto. È stata un'opera importantissima, perché Anita Garibaldi l'ha apprezzato tantissimo, da allora siamo rimasti amici, ci sentiamo ogni tanto, veramente è stata un'opera, ed è al Castello del Bianello, lì a Quattro Castella, in una posizione anche interessante. Possiamo andare avanti. Questo invece è la praticamente alla pace, non è un monumento, è una piccola statua di 70 centimetri, e se tu vai a vedere, in effetti ognuno ha qualche cosa che riguarda un po' l'umanità. Secondo me una delle cose più importanti che l'uomo possa raggiungere è la pace, e quindi cominciamo già a vedere un po' tante opere, c'è questo concetto della libertà, della pace, della fratellanza, dello stare insieme in modo corretto, come dovremmo stare. Ecco, qua invece siamo al simposio di Roccella Cavologna. Questo è importantissimo, perché molti non lo sanno neanche che io ho fatto quest'opera, e si trova a Cavologna in via Marina. Io devo ringraziare l'ARAS, perché in effetti allora l'ARAS ha costruito questo simposio, e in base a questo simposio io devo anche dire una cosa, che c'è stata un'alunna, adesso è un artista che in effetti gira il mondo e mi fa tanto tanto piacere, che è la Mariella Costa, che per 2 anni è riuscita con grande proprio voglia di imparare, è venuta per 2 anni a guardare come si scolpiva il marmo, pensa, e per me è anche un orgoglio, dico la verità, perché è una ragazza in gamba, ormai ha preso il volo, quindi io alunni ne ho avuti tanti, ho fatto tante cose, ma questa veramente è riuscita a fare della professione un qualche cosa di interessante, quindi complimenti alla Mariella, la saluto. Ma perché questo Donne al Sole? Anche perché volevo far vedere il sole della Calabria, cioè che non è uguale al sole di Reggio Emilia. Mi dispiace per Reggio Emilia, ma il nostro sole è grande, è caldo, ha delle capacità che qua da noi me li posso solo sognare. Vai avanti. E questo invece è un monumento, vedi, alla solidarietà, fatto con il mio amico Giorgio Romani. E questa è una rotonda a Quattro Castella, e passano 10 parecchie macchine al giorno, adesso non mi ricordo il numero, ma è abbastanza vista. Bel monumento anche questo. Dimmi, vai avanti. Questo invece è un monumento a Don Giuseppe. Io dico sempre che la bontà purtroppo
non si compra. Questi erano dei preti che ho conosciuto in zona, ci siamo voluti bene, e ha fondato la Casa del Bambino, penso un po'. Questo è riuscito con questa sua bontà, questa sua grazia, e allora mi ha colpito molto come personaggio e ho fatto questo monumento a... Ecco, questo è molto importante perché è il periodo del coronavirus. Ecco, penso un po'. Io, a me piacerebbe, guarda, me l'hanno chiesto anche in zona, perché ho messo in Facebook, è stato un complimento da tutte le parti, ma ho avuto anche qualche richiesta. Io ci ho pensato un attimo, ma dato che io qua ho molte opere, perché questo non potrebbe andare all'ospedale di Locri, che secondo me non ce n'avrà tante? E poi la mia terra, la mia Calabria, quindi se il sindaco la vuole proporre all'ospedale, io lo farò col cuore, veramente. Dialoghiamo oppure dialoghiamo? Guarda, io devo farti una promessa, Saverio, mi senti? Facciamo una cosa, perché se stiamo così a vedere tutte quante le tue opere, stiamo tre trasmissioni, non possiamo farlo. Io ti prometto una cosa, perché è giusto che si faccia. Dobbiamo fare una cosa ben ponderata, ben strutturata e ovviamente registrata, quindi col calcolo dei tempi, col montaggio regolare, eccetera, eccetera. Perché se siamo in presa diretta, stiamo un po' facendo tutto in maniera casuale, e piuttosto, ecco, dobbiamo dedicarci, così come facciamo tutte le sere, al dialogo, conversazione su più temi, non soltanto sull'aspetto personale. Quest'estate verrai? Quest'estate sì, anche con la maschera, però. Allora, guarda, quando arrivi ci sentiamo, così ti prometto sarò io stesso a curarlo, un bel servizio, così elenchiamo monumento per monumento, descrizione. Loro già parlano da soli, però insomma gli diamo anche la tua, così è bello che rimanga anche la tua parola, la tua espressione, la tua riflessione. Allora andiamo avanti. Intanto un'altra cosa, c'è un'opera che vorresti realizzare ancora e non ci hai messo ancora mano? Qui ti vediamo intanto al lavoro, Rocella. Di. Guarda, io avevo fatto un progetto per il castello, cioè volevo fare un ritratto al principe Carafa. L'avevo proposto al sindaco, però poi non ho avuto risposta, quindi non ho insistito più di tanto, però potrebbe essere una cosa interessante, a me piacerebbe. È una cosa che ti interessa fare da tempo? Ecco, era proprio questa la mia domanda. C'è un qualcosa che avevi dentro, hai dentro, e che non sei riuscito ancora a trasporre, a farlo, per ragioni congetturali, burocratiche o cose. Quindi tu vorresti fare... Mi piacerebbe fare un ritratto del principe Carafa, come no? Donarlo da mettere nel castello, chiaramente mi piacerebbe. Glielo ricordiamo al sindaco. Ascolta, qui siamo tutti preoccupati per questa seconda fase, per la stagione estiva, però insomma i nostri prodotti naturali, secondo te, vabbè, lasciamo perdere le opere, magari le mandiamo a rassegna, sì, come vuole la regia, ma non le possiamo commentare, vorrei che parlassimo d'altro. Qui si parla insomma di pesce e di sole, di una terra che insomma può essere anche terapeutica per questo virus, no? Hai visto un po', siamo rimasti un po' fuori, ecco, dai grandi problemi che altri territori hanno avuto. Secondo te questo è un buon segnale, anche un buon proposito anche per chi esercita commercialmente in questo luogo, perché qui siamo tutti preoccupati, non so lì se ci segui anche attraverso i nostri canali, la nostra informazione, c'è una grande preoccupazione in atto. Spesso vi seguo, come no, e vi dirò questo, che io ci credo, cioè al fatto che questo virus si allenterà man mano, piano ci spero, ma ci credo anche. Scientificamente ovvio non posso intervenire perché non è il mio mestiere, ma penso che almeno dai dati che noi abbiamo qua, che gli scienziati ci danno, ci dicono che sta allentando. E poi chiaramente non si può dire, almeno da quello che ho capito, non si può dire che col caldo, perché in effetti allora in Africa non ci dovrebbe andare, perché lì si crepa dal caldo, no? Quindi è una voce che secondo me smentita dagli scienziati, ancora almeno non è chiaro, questo non è chiaro, ma è ovvio, io penso anche una cosa, che quando si è più
con meno assembramenti, che purtroppo questo è il problema che gli scienziati stanno affrontando, sono gli assembramenti che danno problemi. Il resto è chiaro, all'aperto, oggi come oggi non si può fare diversamente, perché altrimenti il turismo lo ammazziamo. E questo l'ha capito un po' tutto il governo, non c'è, cioè. Però io penso anche una cosa, c'era Gesù Cristo che diceva, qualcuno diceva, ma non fare agli altri quello che non vuoi che si faccia a te stesso. Questa è una frase molto importante, perché in effetti questo povero conte è abbastanza martoriato, no? Anzi, io non so come faccia. Io non sono mai stato un governativo, sinceramente, molti mi conoscono, sanno la mia storia politica, eccetera. Però devo ammettere che in una situazione del genere è complicato. Non è un caso che il problema è mondiale. Quindi, anzi, ti dirò che penso che l'Italia ne uscirà meglio degli altri. Meglio degli altri, nonostante i nostri peccati, come dice Cottarelli, la burocrazia, la corruzione, c'è tutta una serie di cose che ci frenano. E quindi questo è un qualcosa di italiano che dobbiamo stare attenti, perché se Conte adesso non riuscirà a dare soldi, ma proprio soldi, è inutile star lì a menarla, agli italiani alla svelta, è chiaro che troveremo grandi, grandi difficoltà. E secondo te, precipuamente, la Locride, questo lembo di terra, questo pezzo di terra, che già era abbastanza fragile, lo dicevamo proprio in apertura, casualmente, ecco, adesso cosa succede? Perché le strade sono due, ma nettamente distinte. O ci rialziamo, perché tutti quanti devono rialzarsi, e quindi anche noi in qualche modo saremo costretti, oppure approfitteremo chissà che cosa a rialzarci in qualche modo pure noi, oppure sarà irreversibile questa fragilità, ci sarà rottura assoluta. Secondo te cosa accadrà, l'una o l'altra cosa? Ma sai, io sono per mia natura ottimista, cioè in questo caso io penso che tutti i nodi vengono al pettine, questo non solo in Calabria, ma in Italia, ma in tutto il mondo addirittura, se parliamo a livello internazionale capiamo che il mondo come prima non può essere, assolutamente, per tutta una serie di motivi che sarebbe lungo parlarne. Quindi, essendo ottimista, penso che proprio dalla disgrazia, io a qualche amico ho detto benvenuto il virus, scherzando naturalmente, però voglio dire, è un momento che ci guardiamo allo specchio, e quindi tante, se abbiamo questa capacità, naturalmente dipende poi da noi, io non sono quelli che dicono le colpe degli altri, io dico sempre la colpa è sempre di noi stessi italiani, calabresi, quelli emiliani, quello che vuoi, non è un problema, ma di noi stessi. Quindi se abbiamo questa capacità di approfittare di questo specchio, beh, direi che è la strada giusta. Siamo molto bianco, sia io che te, sia io non ho la barba, comunque ecco, si evince dai capelli, tu 10, io 8 e mezzo, ecco, quindi possiamo raccontare entrambi un po' di storia, ma vorrei che tu la raccontassi, la interpretassi, facessi una riflessione, perché momenti così difficili in Italia è difficile ricordarli, eppure ne ha attraversati di momenti anche abbastanza lunghi, terrorismo, guerre, eccetera eccetera, ma è possibile che due mesi siano serviti a provocare questo sfacelo? Ma no, è normale, quando l'uomo va contro natura, io penso che a livello mondiale questo dobbiamo capirlo, quando si va contro natura si va a sbattere contro il muro. Quindi questo virus che ormai è diventato in due mesi, ma perché in due mesi? Ma mentre una volta nel 600, cioè, addirittura il Decamerone che ne parla, no? C'è sempre stata questa epidemia, pandemia, eccetera, eccetera. Oggi come oggi è chiaro che viaggia in aereo il virus, voglio dire, e quindi si diffonde, c'è una talmente promiscuità generale che è più semplice, è più facile. Guarda, io sono schifato da Facebook, spesso da Facebook, dai social in genere, che veramente le cercano tutte, pur di buttare veleno. Io la cosa che mi dà fastidio, dico cerchiamo delle soluzioni,
Cioè, ormai le cose che non vanno, sia a livello locale, mondiale, nazionale, mondiale, li sappiamo, cioè ormai è anni che discutiamo, ma cerchiamo di, almeno di trovare delle soluzioni, di guardare prima di tutto in noi stessi, tutto ciò, ti faccio un esempio banale, parlano dell'app, no, ho capito, e poi magari se la prendono pure col 5G, va benissimo, si sa, fa male, tutta una serie di cose, ma voglio dire, ma anche noi poi, noi siamo liberi di non mettere l'app, oppure di non prendere un telefonino, quindi voglio dire, siamo sempre lì, dipende da noi, non so se è chiaro il discorso. Qui possiamo stare veramente tre giorni, ma già segna rosso, abbiamo già il semaforo giallo, ecco, proprio non proprio rosso, ecco, quindi siamo sul finire e vorrei andare all'essenziale. Allora, tu hai trascorso questi 2 mesi, mi dicevi, col scalpello in mano, giusto? Sì? Su che cosa hai lavorato, cosa c'è in prospettiva? Ma ti dirò una cosa piccola, piccola, quindi un bozzetto, una donna un po' quasi al sole. No, ma la cosa che mi ha dato un po' più fastidio in questo periodo è perché tu pensi, il 25 aprile dovevo inaugurare, l'hai fatto anche vedere, quella targa di Nil Deiotti, perché quest'anno era l'anniversario di Nil Deiotti. E mi è venuta l'idea di fare una targa toponomastica, non so se la fai vedere, forse è una bella cosa, cioè Nil Deiotti, e dovevamo organizzare, ho fatto anche quello, ho finito anche quello, l'ho finita e l'ho già consegnata, dovevamo farlo il 25 aprile, purtroppo questo virus ci ha. No, è un'idea che anche questa è un'idea che voglio lanciare, sto lanciando veramente a livello nazionale, vorrei scrivere ai comuni se hanno intenzione di, invece di certe targhe che addirittura se tu li guardi sono orribili, potrebbe essere un'idea quella di fare, ma in qualsiasi luogo, anche a Rocella, chi lo vuole, e dedicarlo a un personaggio importante della zona, non so, anche un campanella, quello che sia, non ha importanza. Però è un'idea che qualcuno mi ha detto, guarda, che è un'idea che è ottima perché non esistono, cioè non esistono targhe del genere, massimo col nome, ma non col difficile, parlando di toponomastica. Ecco, questo è il numero che ricordo. A proposito di celebrazioni, fammi ricordare che noi stiamo celebrando qui in Calabria Mia Martini, la stiamo ricordando, sì, proprio oggi, infatti tra poco parte uno speciale sul web di chi ha organizzato il premio Mia Martini, poi tra l'altro stasera c'è anche su Rai 1 un film che la riguarda. Ascolta, tu mi dicevi prima, guarda, io da piccolo come ascolta, oggi c'è San Vittorio da quelle parti o no? San Vittorio, adesso arriviamo a San Vittorio, aspetta, che abbiamo difficoltà a comunicare, Saverio, aspetta un attimo, ti stavo chiedendo questo, mi dicevi proprio in apertura, quando io ti chiedevo come hai imparato, ecco, com'è la tua prima formazione da giovane, cosa hai fatto, mi hai fatto un po' di nomi, sono stato prima da questo, poi da quell'altro, poi ho girato qui, poi là, eccetera, eccetera. Poi ho rovesciato la medaglia e tu mi hai detto, da me però è venuta soltanto Mariella Costa. Ecco, questo è un segno fortissimo del cambiamento dei tempi. Ecco, ma i ragazzi oggi hanno interessi, che tipo di interessi, che tipo di approccio hanno con l'arte? Insomma, non si fila più il maestro come si faceva una volta. Una volta era l'unica, adesso si fa sul web anche per, voglio dire, imparare l'arte. Invece l'arte uno ce l'ha dentro soprattutto. Ecco, è il segno del cambiamento dei tempi questo. Ma vedi, sì, è un qualcosa di negativo, nel senso che una volta il maestro era più stimato, come dire, c'era più stima da parte del giovane. Oggi purtroppo spesso il giovane pensa di sapere, e allora io parto da un presupposto, alla mia età penso un po', io so di non sapere, quindi già parto da questo presupposto, prima cosa. Secondo, chi pensa di essere già arrivato, quindi per me è già sbaglia, perché vuol dire che non è un artista, perché l'artista deve sempre imparare e continuare a fare, ma continuando a imparare. Quindi questo è un concetto che il giovane, dal momento in cui ha tante possibilità, che
quelle che avevamo noi erano pochissime. Lui ce n'ha da un punto di vista comunicativo, della rete, eccetera. Però vedi, il problema è questo, che una volta si diceva che gli analfabeti c'erano, gli analfabeti, qualcuno può dire oggi ci sono analfabeti, se ci sono, e come? Ma quali sono? Sono parecchi, perché di informazioni ce ne sono tantissime, ma il guaio qual è? Riuscire a scernere qual è la migliore, qual è la buona, e come dire, che uno dice, spesso mi dicono, ma non so, hai letto il giornale? Io dico, sì, qualche volta mi è capitato uno veramente che mi ha scocciato molto, al che ogni mattina veniva lì, dice, allora hai letto il giornale? Dico, la terza volta mi sono scocciato, dico, fammi vedere cosa dice questo giornale. Allora apre il giornale, io gli leggo la prima riga, la seconda riga, e poi gli dico, ma in mezzo cosa c'è scritto? Ah, dice, non c'è niente. Beh, dico, questo lo dici tu, e questo è il problema. Il problema o di tanti, no, non so se lo diciamo. Ti faccio una domanda, mi rendo conto scomoda, però insomma intimistica, però te la voglio fare, no? Attenzione, sono sicuro che tu i centri diplomatici non me ne provochi. Dunque, tu hai regalato tanto a questa terra, a Roccella Ionica, ecco, ma questa terra, Roccella Ionica, tu ti sei fatto onore ovunque, ma ti è stato reso onore per come tu ritieni, insomma, si debba fare? Tu voglia, nel senso... hai ottenuto sufficiente onore dalla tua terra? Ma io ti dirò, ma ho ottenuto moltissimo. Io quando vado nella mia piazza, perché lo chiamo la mia piazza, la gente capisco che mi vuole bene. Quindi per me più onore di così, che cosa voglio? Io spesso a Reggio Emilia, sai cosa dico? Io abito, cioè, sono nato in un paesino piccolo della Calabria con la piazza più bella del mondo. E dicevo, dico, guarda, è semplicissimo. Perché lì, quando vai in quella piazza, trovi dei tavolini in un bar, in una bella piazza, dove ci sono persone di vario livello, dall'avvocato, dal giudice, al generale, al parlamentare, allo spazzino e all'agricoltore, insieme. Ma perché? Ma perché quando eravamo ragazzi eravamo tutti uguali, quando si giocava insieme eravamo tutti uguali, e quindi non c'entra il successo o non il successo, ma è il rapporto umano che tu hai con le persone. Quindi questo per me è il regalo più bello. Poi viene quello che viene, che ti devo dire. Cioè, se arriva la targa, se arriva il trofeo, se arriva, è bene, ma non è che è più l'affetto, mi dici tu, della gente, dell'amico. Ecco, ma com'era l'età, insomma, giovanile a Roccella Ionica? Ecco, facciamo un po' il quadro della situazione. Io capisco che è un argomento che richiede, insomma, più puntate. Ecco, però... Se io vado a io stesso ho difficoltà a parlare ai ragazzi, ai più giovani, perché è incredibile la vita che si faceva un tempo. Com'era la vita? Quali erano i giochi? Ecco, le amicizie di un tempo, la vera amicizia di un tempo, qual era? Cos'è la cosa che più ti piace raccontare ai tuoi nipoti oggi? Allora, intanto vi ricordo, a Roccella Ionica ci prendevamo a petrate, come si suol dire, ed eravamo bande di ragazzi tra la dogana, il borgo, il zirgone, quindi c'era questa competizione, quindi era tutto una guerra anche allora. Ma la cosa più bella era stata l'esperienza del calcio. L'esperienza del calcio, io qua dipende quanti minuti ho, quanto tempo ho, perché ci vorrei da raccontare tantissimo. Mi ricordo anche la storia di Sor Paola quando è venuta a Roccella, quindi è una storia un po' lunga. Dipende quanto tempo ho, quanto tempo abbiamo. 4-5 minuti ce l'abbiamo, dai. Poi la storia bella, affascinante, vai. Vado, allora, ti dirò che io da ragazzo ero molto bravo a giocare a pallone, in effetti, però purtroppo che cosa è successo? Successo che mi hanno proposto per andare alla Fiorentina, e dopodiché io, figurati, mi sono preparato come un matto, ho smesso, allora quegli anni lì con Gianfranco Muscoli, mi ricordo, avevamo imparato a fumare, penso un po', e ho smesso, sono andato subito ad allenarmi. Arriva il giorno fatidico, in settembre,
mi ricordo, è venuto da mio padre e mi dice, non voglio fare nome perché non mi piace, e dice questo che mi aveva proposto, dice, ma sai, c'è uno che è raccomandato, quindi non possiamo fare a meno, dice, vabbè, è stata una bella delusione, una bella delusione. Dopodiché, quando vengo a Reggio Emilia, e lì è stato il bello, perché mi sono ripreso, non sento, moralmente proprio, perché in un bar, quando sono arrivato, intanto non mi guardava nessuno, perché sai, meridionale, sai com'è, vabbè, dico, io qua devo trovare una soluzione, nel senso che mi voglio inserire. Allora, un giorno capita che mi dicono, anzi dicono loro, dice, c'è questo nostro amico che ci sta fregando perché non possiamo giocare in quanto non siamo in 11. E dico, bah, se volete, io per far numero vado bene. Beh, cosa è successo? Che da quando mi hanno chiamato a giocare a pallone, dopodiché sono andato nella squadra, insomma, beh, ti dirò che la grande soddisfazione dove è stata? Che mi hanno chiamato per andare al Milan, sono stato un mese al Milan, ho conosciuto Rivera, Fortunato, Maldini padre, Lidl come allenatore, quindi mi sono un po' riscattato di questa, quindi, ma è una storia lunghissima che non so se abbiamo tempo di raccontare. Però hai toccato due punti fondamentali che io avrei insomma anche immaginato, preventivato, cioè il pallone, che era indispensabile, era per tutti, e poi le pietre, che poco ci mancava che diventassero uno sport olimpico, che poi questa guerra tra quartieri c'era per ogni cosa, c'era anche col pallone, perché ricordiamo, ma non era soltanto di Rocella Ionica, tanti paesi, no? Dove c'erano queste tradizioni, rionali, eccetera, eccetera, c'erano anche dei tornei tra rioni, di calcio, di altre cose, di carte, eccetera, eccetera. Ma ci ha ricordato questo particolare simpaticissimo, cioè le guerre a colpi di pietra che si facevano tra delle guerre praticamente, e mi ricordo effettivamente che questa è una cosa. Ti aggiungo una cosa, io avevo questa capacità anche da piccolo, non lo so, di raccogliere gente, e ti dirò questo, che quando non so se ti ricordo, forse più giovane, quando la luce nelle strade era un piattino con la lampadina, ti ricordi? Dopodiché hanno fatto invece le lampade belle grosse. Ecco, di fronte a casa mia, nella via Umberto, io organizzavo le squadre di calcio, perché ero uno di quelli che aveva il pallone, l'unico in zona che aveva un pallone di cuoio, perché c'era mio zio che me l'ha regalato, e quindi io praticamente avevo tutti vicino, e mi è sempre piaciuto raccogliere persone, ragazzi, amici, e ti dico un piccolo episodio che è un po' strano, che è simpaticissimo. C'era, vi ricordate, c'era, come si chiamava, aspetta, Ciccio, era Ciccio lo Zoppo, è poi diventato un professore di matematica, bravissimo, adesso è morto da tempo, però aveva le gambe tutte imballate, proprio perché era poliomielitico, no? Però era diventato piuttosto cattivello, perché in effetti era escluso lui dal gioco del calcio. Allora mi sono rivolto a mio padre, dico, ma questo qua ci dà fastidio, cosa devo fare, papà? Io qua lo devo prendere a botte, perché sennò questo qua addirittura con il cerbottanico, con lo spillo dentro, cioè, per dire, cattiverie. Mio padre, che era un grande saggio, mi fa, ma scusa, perché non lo coinvolgi? Dico, lo coinvolgo, come faccio? Ma mettilo portiere, guarda, è stato eccezionale, non passava un pallone in quella porta, e quindi era diventato la nostra mascotte nella nostra via. Potremmo raccontarle di tante, bello, bello, io lo sapevo, guarda, perché poi sai com'è con l'opera. Per quanto riguarda quella via, è importante, perché sai chi c'era lì? Non so se te lo ricordo, Mastro Giusi. sarebbero il calzolaio, il figlio adesso è quello che ha l'oratorio, vice l'oratorio, ecco, quello è il figlio, quindi lo saluto. Beh, ti dirò, insomma, noi conosciamo certi personaggi, la gente a casa, però è bello ricordare insomma cose che si facevano in tutti quanti i paesi, ecco, non soltanto non è importante, sai perché? Perché per dire la saggezza popolare, no?
questa persona, che era molto molto amico di mio padre, beh, cosa fa? Va dopo 11 figli, parliamo di 11 figli, calzolaio, poverissimo, manda la gente in America, in Australia, perché non ce la fa. Però alle 6 di sera, quando esce dal lavoro, va a aiutare mio padre, perché stava facendo il muratore, un po', eccetera, eccetera. Con dei massi, nella mia casa c'erano massi enormi. Una sera eravamo seduti. Sì, concludo subito. Lui che pestava, che aiutava mio padre, io ero a letto. A un certo punto io mi incavolo come una bestia, dico: basta, voglio dormire. Questo grande saggio, sai cosa fa? Viene sul letto e mi dice: Saverio, tu hai ragione. A questo punto facciamo una cosa, però. Tu vai a aiutare tuo padre, io vengo a letto e non ti dico niente. Beh, questo è altro che Socrate, altro che classici. Queste sono lezioni di vita che non potrò mai scordare. Rosso intenso, semaforo rosso intenso, allora attenzione. Però devo farti farti fare questa riflessione, perché sta per partire, come dicevo proprio in apertura, adesso un'intervista con Monsignor Giuseppe Raco, che ci spiega un po' la storia di Roccella Ionica, la storia della festa, tutto quanto. C'è una bella intervista adesso che dura circa 10 minuti. Però voglio chiedere anche a te, quando dico San Vittorio, quando dico ti ricordo, ecco, la Madonna delle Grazie, cosa ti passa per le vene, cosa ti passa per la testa? Allora, due cose. Uno, il nostro pescatore che è lì in Via Marina è il pescatore di San Vittorio, perché in effetti San Vittorio c'è apparso un pescatore, giusto? Prima cosa. Secondo, tutti, io sento dire sempre San Vittorio, ma in effetti si chiama San Vittore. So se è chiaro, per chi conosce la storia è così, cioè in effetti inganna spesso l'etichetta che c'è sotto, perché sotto c'è scritto Società Apostolica Cattolica, SAC, Vittorio Cappelleri, Vittorio Bova, sono quelli che hanno dedicato la statua, eccetera, eccetera. E quindi il nostro San Vittore, io ho un ricordo da piccolo, ma non solo, ma io ho 9 nipoti, devi sapere, e quindi ogni anno per 9 volte riuscivo a mettere da piccolo sulla spalla e guardare San Vittorio, perché sono quelle cose importanti che purtroppo adesso non posso fare più, perché d'estate non c'è più. Io non ho mai capito perché i vescovi hanno avuto questa brillante idea di modificare la data. Avranno le loro ragioni, io non le so, però per me è una mancanza grave, ti dirò. Fermiamoci qui, grazie a Saverio Coluccio, a presto a vederci magari a Roccella Ionica, e te l'ho promesso, faremo veramente uno speciale dedicato alle tue opere. Adesso soltanto un assaggio in questa trasmissione. Grazie Saverio. Ciao. Benissimo, allora torniamo in studio e lanciamo questa intervista con Monsignor Giuseppe Raco, che ci parla della storia di Roccella Ionica, della storia della festa di San Vittore, dice bene Saverio. Grazie, a domani. Monsignor Giuseppe Raco, oggi è iniziato il solenne novenario in onore di San Vittorio, patrono di Roccella. Ecco, in questa chiesa protopapale della Marina, già chiesa appunto di San Vittore, di Varsiglia, ecco, quando è nata la devozione di San Vittorio qua a Roccella? Ci ricordiamo che una volta anche questo paese veniva chiamato anche Roccella di San Vittore. Ecco, che legame ha la Chiesa Marina, San Vittore e Roccella Ionica? Già nel 1269 Roccella veniva chiamata Roccella di San Vittore, quindi già in quella data era diffuso il culto di San Vittore nella nostra cittadina, e forse già prima di quella data i marsigliesi avevano regalato alla città di Roccella la reliquia di San Vittorio, che si conserva alla chiesa matrice. C'è un omero conservati in un reliquiario di argento
che è del 1747, il reliquario. E i marsigliesi nel 1469 hanno restaurato la chiesa di San Vittorio, che è sede della parrocchia di San Nicola ex Aleph. Nel 1526 in questa chiesa è sorta la confraternita di San Vittorio, e qui c'è la statua dedicata a San Vittorio, che è stata realizzata da Rodolfo del Pozzo nel 1920 a Mammola. E c'è anche una tela che forse raffigura San Vittorio, qualcuno dice che forse è rappresentato Fabrizio Carafa, uno dei principi di Roccella che ha partecipato alle crociate, però ecco, tutti la interpretano questa tela come raffigurante San Vittorio, e la tela ecco porta appunto la firma di Francesco Cozza, e c'è segnata anche la data della sua realizzazione, che è il 1667. Ecco, qui in questa tela San Vittorio viene raffigurato come un cavaliere che combatte contro i turchi, perché dal VII secolo fino al 1571 dalle nostre parti c'erano delle continue incursioni dei turchi che depredavano le nostre zone. Allora, per esprimere la protezione del santo verso la città di Roccella, viene raffigurato così come un cavaliere che combatte contro i turchi. Però San Vittorio è vissuto molto prima delle incursioni dei turchi, ecco, è morto a Marsiglia nel 303 al tempo di Diocleziano. Invece i turchi venivano qui da noi dal VII secolo fino al 1571. Il 21 maggio viene celebrata appunto la festa di San Vittorio nella nostra chiesa. E anche i roccellesi che sono in Australia hanno voluto avere una statua che raffigura San Vittorio, ecco, e anche loro in Australia celebrano solennemente la festa del santo patrono di Roccella. La chiesa di San Vittorio è orientata verso est. Tutti gli altri edifici circostanti hanno un diverso orientamento, ecco, invece la chiesa è rivolta verso est perché è stata realizzata in un tempo in cui dalle nostre parti c'era il rito greco. Questa chiesa è stata gestita dai frati minimi di San Francesco da Paola dal settembre 1579 fino al 1860. Monsignore, quindi stiamo parlando di un culto antichissimo, quindi già dalla prima del 1250, quindi il culto veniva venerato a Roccella Ionica, San Vittore martire di Marsiglia. Ecco, mi domando, ma i roccellesi che rapporto hanno e avevano verso San Vittore? E in che modo quindi lo veneravano? La statua quindi 1920, quest'anno appunto fa 100 anni dal suo arrivo. Prima San Vittore come vi veniva festeggiato, come vi veniva onorato? E avete anche parlato del quadro realizzato da Francesco Cozza e commissionato da Gregorio Carafa. Che rapporto c'era tra i Carafa e San Vittore?
Ecco, quindi Carafa prima del 1269 avevano la reliquia di San Vittorio, quest'omero che attualmente è conservato nel reliquiario di argento che è lì alla chiesa matrice. E la tradizione dice che dei marsigliesi si sono trovati in difficoltà nel nostro mare, quindi sono stati soccorsi dagli abitanti di Roccella e come segno di gratitudine poi hanno regalato alla città di Roccella questo omero, questo osso del braccio di San Vittorio che è lì alla chiesa matrice. Monsignore, andiamo un po' adesso sul personale. Voi siete qua a Roccella da circa 50 anni, forse anche di più. Ecco, il vostro legame, la vostra, possiamo dire, devozione verso San Vittorio, che rapporto avete verso questo santo? Io sono venuto a Roccella il 15 ottobre del 1978. Sono 40, 42 anni fa, mi pare. Ecco, in quel giorno il Papa Giovanni Paolo II inaugurava il suo pontificato con il suo famoso discorso "Non abbiate paura di aprire la porta a Cristo". Ecco, quindi sono tanti anni ormai che sono qui e quindi ormai questa è la mia famiglia, la mia casa, insomma, ecco, ho conosciuto ormai tanti ragazzi che sono cresciuti, che io ho battezzato, ecco, adesso è da tempo che ho incominciato a battezzare anche i figli di coloro che ho battezzato all'inizio, ecco, e quindi, ecco, sono ormai profondamente legato a questa città e quindi anche a questa chiesa, a San Vittorio, ecco, e certo, ecco, e anche San Vittorio è rivolta, ecco, la mia preghiera, la mia devozione, ecco, perché egli, ecco, continui ad essere nostro modello, nostro esempio nel vivere con coerenza la nostra fede, ecco, e possa sostenerci nel nostro cammino di cristiani, ecco, perché sappiamo anche noi affrontare le difficoltà, le fatiche che ci sono nel nostro tempo, come lui ha affrontato le fatiche, le prove, le sofferenze del tempo in cui è vissuto lui, ecco, le sofferenze dei cristiani di quel tempo. Monsignore, un ultimo augurio per preparare i roccellesi a festeggiare solennemente questo centenario dell'arrivo dell'effigie e soprattutto come vivere questo novenario da casa. Ecco, un augurio, una preghiera che lei faccia a tutta Roccella, ai roccellesi che sono in questo momento in collegamento con noi. E certamente l'augurio è che San Vittorio ci aiuti, ecco, a vivere con intensità, con impegno, con fervore la nostra vita di cristiani, perché il nostro non sia un cristianesimo vissuto nella mediocrità, ecco, ma possiamo vivere veramente con entusiasmo, con coraggio, con amore sincero, con la nostra vita di fede, ecco, e questa nostra adesione alla volontà di Dio possa manifestarsi nella fraternità, nella comprensione, nell'atteggiamento con cui sappiamo accogliere tutte le persone, ecco, come fatto appunto San Vittorio anche nei tempi difficili in cui lui è vissuto, ecco, ha saputo vivere nell'attenzione verso il prossimo, nella carità, nella disponibilità ad aiutare tutti coloro che avevano bisogno del suo aiuto. Ecco, anche noi, ecco, possiamo con l'intercessione dei Santi e di San Vittorio, ecco, vivere con coerenza la nostra vita di fede e manifestarla appunto
nel modo come ci accogliamo a vicenda e come siamo solidali nel portare gli uni i pesi degli altri. Hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Espacito. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. Noi di Bruno Euronics ci siamo sempre, con responsabilità, spirito di servizio, uniti e solidali. Puoi trovarci in negozio dal lunedì al sabato, anche nei centri commerciali, per offrirti i servizi e la consulenza di sempre. Oppure puoi contattarci comodamente da casa tua. Un nostro responsabile, a te dedicato, ti seguirà tramite videochiamata su Facebook o WhatsApp. Alla consegna ci pensiamo noi. Bruno Euronics. Per te ci siamo sempre.